Alla presenza del sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti, che ha illustrato le linee guida del mandato riferite all'attività della Fondazione La Versiliana, il nuovo consiglio dell'ente, riunitosi oggi, ha riconfermato Francesco Pellati come vicepresidente e Giulio Battaglini segretario generale della Versiliana. L'assemblea, si legge nel comunicato inviato dalla Fondazione, ha inoltre esaminato la posizione di Massimiliano Simoni, direttore artistico del festival, e al termine della discussione ha preso atto della conclusione del suo incarico, terminato con la nomina e l'insediamento del nuovo consiglio di gestione avvenuta sabato scorso. Molti sono stati anche gli argomenti di carattere organizzativo discussi, in particolar modo relativi all'imminente stagione di prosa per la quale il nuovo presidente, Alfredo Benedetti, ha comunicato di avere già preso contatti con promoter e compagnie, così come per la messa a punto di importanti progetti in vista delle prossime edizioni del festival che nel 2019 festeggerà il suo 40° anniversario. Progetti che riguarderanno sia l'attività culturale e artistica, ma anche il parco attiguo al festival, le strutture, villa, teatro e spazio caffè della Fondazione Versiliana. La prossima riunione del Consiglio, fissata per il 22 settembre, prenderà invece in esame il bilancio dettagliato della stagione appena conclusa, in vista dell'approvazione del consuntivo prevista per la fine dell'anno. Sulla mancata riconferma di Massimiliano Simoni nel ruolo di direttore artistico della Versiliana si esprime il consigliere comunale Daniele Mazzoni, già vice sindaco della precedente giunta guidata da Mallegni. Apprendo con la massima soddisfazione, commenta, che Simoni non è più collaboratore della Fondazione Versiliana e per questo aggiunge mi complimento con il presidente Alfredo Benedetti per questo primo importante risultato. Ci auguriamo tuttavia, prosegue Mazzoni, che il sindaco Giovannetti non faccia rientrare Massimiliano Simoni dalla finestra in qualche partecipata o peggio in giunta. Il suo allontanamento, conclude, è per ora l'unico passaggio degli accordi elettorali presi con l'attuale sindaco.